Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano quelli che sono gli ultimi contagi registrati nel territorio provinciale di Salerno. Ad Oliveto Citra ha chiuso un reparto per il contagio di un operatore sanitario. A Conca dei Marini si tranquillizza dopo due turisti francesi risultati positivi dopo un soggiorno in costiera amalfitana, mentre ieri il presidente della regione De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la 71. Sono tutti negativi i test per il coronavirus ai residenti di Conca dei Marini entrati in contatto con i coniugi francesi risultati asintomatici che hanno soggiornato a Conca dei Marini e frequentato luoghi della costiera amalfitana dal 30 agosto al 5 settembre. A renderlo noto il comune di Conca dei Marini che ha monitorato tutti i luoghi frequentati dai due turisti ed effettuato le necessarie sanificazioni. È invece il sindaco Carmine Pignata a fornire analoghe rassicurazioni sul caso di Covid che ha riguardato l'ospedale di Oliveto Citra. Un anestesista residente a Salerno è risultato positivo al Covid. Il reparto è stato chiuso in attesa dell'esito dei tamponi su altri operatori sanitari. A Sarno il sindaco Giuseppe Canfora ha dovuto aggiornare il bollettino con il numero dei contagi, saliti a 10 con altri 3 rilevati nella tarda serata di ieri. Tutti riconducibili a precedenti casi già in isolamento. Intanto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato ieri una nuova ordinanza, la numero 71, per ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza. In sostanza vengono riconfermate le norme anti-Covid-19 già in vigore per i dipendenti degli uffici che dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura e, sul fronte trasporti pubblici, dove i viaggiatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina, pena sanzioni ed espulsione dal mezzo. Nelle scuole si procede intanto con la riorganizzazione in vista della riapertura fissata al 24 settembre in Campania, nel comune capoluogo, al lavoro anche la Salerno Pulita che sta rimuovendo i banchi vecchi dalle scuole. Intanto buone notizie per il comune di Salerno. Dopo due tamponi che hanno dato esito negativo, è ufficialmente guarito dal coronavirus l'assessore al commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo, che aveva contratto il contagio durante una vacanza in Sardegna ad agosto. Finalmente due tamponi consecutivi negativi e lo stesso Loffredo a comunicarlo. Ci tengo a ringraziarvi per avermi sempre sostenuto. Loffredo ha lavorato da casa, non ha smesso mai praticamente in formula smart working, ma annuncia: da domani torno in comune per ritrovare i ritmi intensi di un mese fa, con uno spirito ancora più combattivo e ancora più forte senso di responsabilità. Andiamo adesso ad Eboli, dove il presidente della Regione Campania ed il sindaco Massimo Cariello hanno dato l'avvio al nuovo depuratore di Coda di Volpe. Significa, credo, un intervento che non si è mai fatto per decenni per garantire, come dire, un risanamento ambientale definitivo. Come sapete, quest'area era stata scelta come una delle aree per ospitare le discariche regionali. Abbiamo eliminato quella discarica, è stata, credo, la prima o la seconda che è stata bonificata. Poi vi è stato un investimento rilevante per riattivare un impianto di depurazione che era stato bloccato, quindi un'opera credo di grande valore dal punto di vista ambientale e della prospettiva di una qualità ambientale del territorio di Empoli. È uno degli elementi del master plan. Voi sapete che è stato bandito questo concorso internazionale per scegliere gruppi di progettazione di livello internazionale. Vorremmo dare un disegno urbanistico compiuto all'area sud della Campania, da Salerno Pontecagnano fino a Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli, Castellabate. È un'area che ha grandissime potenzialità turistiche che si legano ad una fortissima agricoltura ed agroindustria. Queste due componenti possono essere componenti decisive per uno sviluppo straordinario del territorio. Ovviamente la precondizione è avere un ambiente bonificato. Devo dirvi che anche l'intervento di oggi ad Eboli è dentro l'obiettivo regionale di fare della Campania la regione ambientalmente più avanzata d'Italia nell'arco di un anno, quindi stiamo realizzando un sistema di depurazione delle acque che renderà il mare balneabile dal Volturno fino al Cilento.
Quindi ambiente per avere sviluppo riqualificato, ma anche un assetto del territorio di grande qualità, quindi un disegno urbanistico che dia una dignità straordinaria a tutta la fascia costiera a sud di Salerno. Mi pare che siamo nel pieno di un lavoro di riqualificazione urbana, di rilancio dello sviluppo che può essere di grande interesse per un'intera generazione di giovani, di eboli di Salerno, della Campania. È un passaggio storico, io credo emozionante per la città, per la comunità, per la Piana del Sele. Eravamo qui 4 anni fa a togliere le coballe, grazie al governatore De Luca. Oggi siamo qui a inaugurare qualcosa di unico che rimarrà nella storia della comunità ebolitana, un investimento sostanzioso che darà lustro alla nostra città, ma alla nostra fascia costiera, al recupero appunto di quello che sono, diciamo, anche non solo delle acque pulite del mare, ma diciamo, incominciamo a dare dignità a Campolongo, a tutto ciò che è stato l'investimento che noi abbiamo pianificato e stiamo mettendo in campo per la nostra fascia costiera. Qui arriveranno dei collettori che arriveranno fino ad oltre Battipaglia, quindi daremo dignità ai cittadini di questo territorio e daremo dignità alla comunità ebolitana e rilanceremo ancora di più anche attraverso il progetto del master plan dal punto di vista economico, funzionale e turistico, quindi la città che ci siamo augurati di realizzare in questi prossimi 5 anni. Ed intanto, per risolvere le problematiche di un altro depuratore, quello situato nel territorio comunale di Mercato San Severino, il famigerato ormai depuratore di Costa, si è svolto oggi un incontro alla Regione Campania nel corso del quale il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha potuto illustrare nel dettaglio quelli che sono i disagi registrati per il malfunzionamento e le diverse problematiche circa le anomalie del funzionamento del depuratore di Costa. Ma il depuratore di Coda di Volpe è destinato naturalmente ad avere un impatto positivo e conseguenze importanti anche per l'agricoltura, settore sul quale ha puntato la sua attenzione presentando un apposito progetto il candidato della coalizione di centrodestra Stefano Caldoro. Gli fa eco nell'ambito dell'economia anche un candidato a sostegno della sua candidatura, Lelo Ciccone. Meno pesticidi in agricoltura, investimenti nel made in Campania, una valorizzazione dei prodotti di qualità. È quanto propone Stefano Caldoro, il candidato alla presidenza della Regione Campania per la coalizione di centrodestra, nel punto del programma che riguarda proprio il rilancio di un'agricoltura sostenibile. Caldoro fa riferimento allo sviluppo di canali commerciali utili a valorizzare le eccellenze qualitative delle produzioni, la loro provenienza territoriale. Serviranno poi, aggiunge Caldoro, azioni di marketing finanziate dalla Regione che prevedano la presenza in tutti i canali di comunicazione specialistici e una presenza di pari livello delle regioni del centro-nord in tutti i grandi eventi dei settori agricolo, vitivinicolo e agroindustriali, sia nazionali che internazionali. L'economia rientra a pieno titolo anche nel progetto elettorale presentato dal candidato di Forza Italia, Lello Ciccone, che chiede alla Regione Campania innanzitutto di abbassare le tasse per poter rilanciare l'economia dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid. Sì, è stato un tema caro, un tema caldo, perché vediamo insomma che sono stati fatti solo dei contributi appoggi, dei palliativi, ma non servono a niente, non servono alle partite IVA, non servono ai professionisti, non servono alle aziende, la cassa integrazione prima o poi finirà. Siamo in una condizione veramente pietosa, perché il Covid insomma ha messo in ginocchio l'economia italiana. Il governo in Italia non riesce a fare nemmeno una riduzione delle tasse e io credo che la Regione Campania la prima cosa che deve fare è ridurre le tasse del 50% dei cittadini per le aziende, per le partite IVA e soprattutto questa crea occupazione e non solo investimenti è una parola grossa, regali a pioggia. I cittadini sono stanchi del reddito di cittadinanza perché questo reddito di cittadinanza non dà occupazione, l'abbiamo visto in questo periodo, nessuno, almeno gli occupati sono veramente i minimi storici. Quindi bisogna investire, per investire bisogna tagliare le tasse del 50%, la Regione Campania lo può fare tentando di non sperperare il denaro pubblico con questi due ospedali Covid, circa 18 milioni di euro di soldi, io credo a questo punto possiamo dire per fortuna nostra buttati, ma non sono stati nemmeno valutati e quindi significa veramente sperpero di denaro pubblico.
Ed intanto sulla campagna elettorale arriva un'altra inchiesta che coinvolgerebbe il presidente della regione Campania, voluta dall'antiriciclaggio, un'occasione che non si è lasciata sfuggire la candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, che fa notare prima l'indagine sui vigili di Salerno promossi e trasferiti, adesso queste verifiche dell'antiriciclaggio. Viene il sospetto, dice la rappresentante dei Grillini, che la fretta con la quale De Luca ha smosso mari e monti per anticipare la data delle elezioni fosse collegata al timore che questi scheletri, per quanto tenuti ben nascosti, presto o tardi sarebbero usciti. Oggi del governatore uscente scopriamo la virtù della generosità che lo ha portato a pagare la sua casa con vista sul reame di Salerno, molto più del valore reale pattuito, e che dal conto di famiglia spunterebbero trasferimenti di somme importanti sull'asse Lussemburgo-Italia. Altro tema della campagna elettorale è anche quello della disabilità, lo ha affrontato il candidato di Italia Viva Ernesto Sica, che ieri a Salerno ha inaugurato il comitato elettorale. Deve diventare causa di emarginazione, bisogna intervenire prevedendo innanzitutto un piano infrastrutturale che risolva il problema delle barriere architettoniche. A sostenerlo è Ernesto Sica, l'ex sindaco di Ponte Cagnano, oggi candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista di Italia Viva. Sica, in questa campagna elettorale stravolta dall'emergenza Covid, ha scelto una formula mista per restare in contatto con gli elettori e presentare le sue proposte. Da una parte i social e tutto quello che è anche contatto virtuale, dall'altra parte le formule più tradizionali come l'apertura del comitato elettorale avvenuta ieri a Salerno e che annuncia e promette resterà un punto fisso di informazione e di colloquio con gli elettori. No, innanzitutto i comitati elettorali non debbano essere l'apertura e la chiusura del periodo della campagna elettorale, ma devono diventare sicuramente attraverso un'istituzione che chiameremo fondazione, che presenteremo nei prossimi giorni, un organismo permanente e costante di rapporto forte con gli elettori, elemento fondamentale. La seconda questione è che cerchiamo, dentro le regole del Covid, di stringere il più possibile il rapporto con gli elettori, che è la forza nostra, perché abbiamo messo al centro il rapporto con gli elettori, quindi la consapevolezza, la responsabilità, la coscienza, la voglia che non sia semplicemente la campagna elettorale una passerella, ma sia un impegno per una vita. Ernesto, passa dal centrodestra al centrosinistra, passa dal consiglio provinciale al sindaco, resta immutato il rapporto con gli elettori. Qual è il segreto? Il segreto è che indipendentemente dalla conflittualità che possa emergere dentro un processo di convivenza dove le regole saltano, dove spesso oggi il sistema partitico è in crisi, noi valutiamo e riteniamo fondamentale che il rapporto con gli elettori è basato su un onesto impegno, su un rapporto basato con il cuore, su un impegno basato su una scelta di vita e su un rapporto che non è semplicemente basato solo sul periodo elettorale, ma perché riteniamo che l'impegno della politica, l'impegno per la politica è l'impegno di una vita. Qualcuno dice che Italia Viva conquisterà un seggio proprio grazie ad Ernesto Sica. Ernesto Sica che risponde? Che siamo impegnati in quest'ultimo rush finale con una forza e una determinazione impensabile, perché poi dopo possiamo commentare come è stata bella questa campagna elettorale. Intanto, a proposito di disabilità, per la prima volta in campagna si dà concretezza alla legge per il dopo di noi con il taglio del nastro ad una co-housing voluta da Fondazione Amica. I dettagli sono stati illustrati dal candidato al Consiglio regionale per il Partito Socialista Antonello Di Cervo, che ha seguito i lavori e il progetto. Potrà ospitare 5 persone con disabilità che non hanno più una famiglia che possa accudirli. È il progetto Co-Housing a casa di Francesca e Giovanna. La struttura sorge in via Mare Adriatico numero 11 a Ponte Cagnano Faiano e rappresenta il primo progetto sociale che dà concretezza reale alla legge 112/2016 dopo di noi. A realizzarlo, primo esempio in Campania, è la Fondazione Casa Amica.
Questa è una legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è una cosa che noi siamo la prima struttura in Campania, non è che vogliamo la medaglia, però ci abbiamo fortemente creduto, perché io penso che come per una volta per la legge 11 dell'84 esistevano i centri di riabilitazione, oggi nel momento moderno c'è bisogno di creare queste strutture di autonomia e indipendenza. 5 posti disponibili in questa co-housing dove ci sono e vivono i ricordi di queste due donne, di Francesca soprattutto, che aveva questo desiderio di poter dedicare la propria abitazione a persone che magari potevano avere una necessità di non restare sole. Sì, Giovanna era, io la ricordo con grande affetto, era una mia collega quando lavoravamo insieme all'ANFAS, poi ci sono state una serie di incidenti e di tragedie familiari, quindi la parte finale è forse la più drammatica ma anche la più bella dal punto di vista umano, dove le amiche più care di Giovanna l'hanno accompagnato fino all'ultimo giorno senza lasciarla mai sola. Dopo la scomparsa della figlia Giovanna aveva deciso di non vivere più, quindi è una storia triste ma al tempo stesso di grande amore. Intanto nei giorni scorsi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva presentato il progetto per il nuovo palazzetto dello sport come l'unica incompiuta presente sul territorio comunale di Salerno. Non è però d'accordo con lui il consigliere comunale d'opposizione Giampaolo Lambiase, che in una nota ha rimarcato quelle che restano invece ancora altre opere da terminare ed ha chiarito anche alcuni dubbi in merito ai fondi per il nuovo ospedale. Il palazzetto dello sport non è, come ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l'unica delle grandi opere programmate negli anni scorsi e non arrivata a conclusione. A precisarlo è il consigliere comunale di Salerno per tutti, Giampaolo Lambiase, per il quale sono ancora tante le grandi opere avviate e non completate o incompiute. Il PIP nautico, il bando di riqualificazione delle periferie, Porta Ovest, Marina d'Arechi. In merito poi al palazzetto dello sport, ciò che rimane, fa notare Lambiase, uno scheletro in cemento armato invaso da sterpaglia, per il quale non basteranno certamente gli 8 milioni di euro, ma ce ne vorranno perlomeno il doppio, annunciati da De Luca per rendere fruibile e attivo l'impianto sportivo. Il consigliere comunale di opposizione è intervenuto anche sul nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, per il quale De Luca ha annunciato novità e la presentazione del progetto nei prossimi giorni. Già in precedenti occasioni Lambiase aveva denunciato che la variante urbanistica per la localizzazione del nuovo ospedale sarebbe illegittima, ma la questione più controversa, aggiunge oggi il consigliere comunale, riguarda la disponibilità effettiva dei fondi necessari alla realizzazione del nuovo ospedale. Tralasciamo il fatto, scrive Lambiase, che non esiste una valutazione tecnica e accurata del rapporto tra costi del nuovo ed esigenze di recupero delle strutture. I 400 milioni annunciati sono molti di meno, esattamente 326.800.000, fa notare attraverso un preciso calcolo il consigliere comunale. Credo sia peccato illudere i cittadini con promesse difficili da mantenere in tempi utili, in particolare in questo momento nel quale, a causa della crisi sanitaria ed economica in atto, la popolazione non ha necessità di grandi sogni, ma di tanti piccoli diffusi interventi a favore dell'ambiente e della scuola, ha concluso Giampaolo Lambiase. Ed ora torniamo ad occuparci invece con la cronaca dell'emergenza incendi. A causa di quello che ha interessato la zona dell'Annunziatella a Cava dei Tirreni, è stato necessario chiudere la strada per Dragonea. Anche Cava dei Tirreni in questi caldi giorni di fine estate fa i conti con l'azione dei piromani e dunque con il doloroso fenomeno degli incendi boschivi. Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 9 settembre, un rogo di importanti dimensioni è divampato in località Vocatella, al confine tra i comuni di Cava dei Tirreni e Virri sul Mare. Sul posto tempestivamente sono giunti ben 5 automezzi dei vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Salerno che da quello di Nocera Inferiore. Presenti anche i volontari del nucleo
comunale di protezione civile, coordinati da Francesco Loffredo. Per arginare le fiamme, che rapidamente si sono fatte strada nel verde, sono intervenuti anche due elicotteri del servizio antincendio boschivo della regione Campania. Le fiamme, presumibilmente di natura dolosa, partite a pochi metri dal sentiero che parte nei pressi dell'antico mulino, in poco tempo sono arrivate a lambire anche l'oasi di spiritualità della piccola Fatima e il santuario dell'Avvocatella, che è rimasto chiuso ai fedeli fino alle 17 di ieri pomeriggio. Inoltre, con apposita ordinanza del sindaco, è stata disposta la chiusura della strada provinciale 75, che collega la frazione di San Cesario di Cava dei Tirreni a Dragonea di Vietri sul Mare. I disagi, per chi la percorre abitualmente, continueranno probabilmente per alcuni giorni, in quanto a causa della caduta di breccia e massi, unita alla possibilità che alberi ed arbusti incendiari possano precipitare, sarà necessario un intervento tecnico della provincia, ente proprietario, per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità. Intanto una buona notizia che arriva dal Parco Archeologico di Velia. Ha funzionato la fusione con quello di Pestum. A commentare in maniera positiva i dati relativi alle presenze, il direttore del Parco Archeologico Gabriel Zucktriegel. Molte persone che hanno visitato Velia avevano già acquistato il biglietto cumulativo a Pestum. Numeri da record per il sito nonostante l'emergenza sanitaria. C'è stato un incremento di visitatori del 59% rispetto allo scorso anno. Il mese di agosto in particolare, è scritto in una nota a firma anche di Zucktriegel, c'è stato un incremento del 117% delle visite. Bene, tornati in studio, parliamo del lieto fine per una raccolta importante di solidarietà che ha messo insieme tanti partner e ha consentito di donare concretamente un macchinario che riduce la caduta dei capelli nelle persone soggette a chemioterapia. Ha raggiunto l'obiettivo di acquistare un casco refrigerante per ridurre la caduta dei capelli in pazienti soggetti a trattamenti chemioterapici il progetto di beneficenza e solidarietà Bella Sempre. La consegna concreta è avvenuta questa mattina presso la sede della Fondazione della Comunità Salernitana. I partner del progetto hanno consegnato all'unità di oncologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona il Paxman Scalp Cooler, il casco refrigerante che ridurrà la caduta dei capelli, in particolare nelle donne durante la chemioterapia. Grande soddisfazione tra tutti quelli che hanno sostenuto e portato avanti l'iniziativa. È un progetto importante, sì, perché nella nostra regione è praticamente la prima apparecchiatura che permette di non far perdere i capelli alle donne, ma anche agli uomini che si sottopongono a trattamenti di chemioterapia. Oggi è una giornata memorabile, una bellissima giornata di una, abbiamo sottoscritto e scritto una bella pagina di storia basata sulla solidarietà, sulla socialità, regalando questa macchina refrigerante all'ospedale Ruggi d'Aragona. Io ho vissuto in prima persona questo calvario, diciamo, e da subito ho sentito il bisogno di fare qualcosa per le mie compagne, per quelle che erano comunque rimaste in quel reparto a combattere appunto il tumore al seno. E da qui ho conosciuto delle persone meravigliose che sono appunto CNA, Fondazione della Comunità Salernitana Inner Will, e insieme con loro ho dato il mio contributo di un progetto che era già nato e aveva preso il nome di Bella Sempre, e mi sono coesa con questo gruppo di persone meravigliose, ho dato un nome al mio di progetto che è The Sweet, che è un numero magico che mi ha seguita durante tutto il mio percorso oncologico, e abbiamo, diciamo, concluso questo importante progetto che aveva preso forma 3 anni prima, e siamo riusciti ad acquistare appunto Paxman, che è questo macchinario importantissimo per tutte le donne che dovranno affrontare la chemioterapia. Proposta da una nostra socia circa 4 anni fa, Marianna Blasi. Abbiamo lavorato questi 4 anni supportati dalla Fondazione della Comunità Salernitana, dal CNA e soprattutto negli ultimi tempi con Teresa Giordano, che è la nostra testimonial, perché sulla sua pelle ha provato la sofferenza del cancro.
Teresa si è attivata molto con noi, soprattutto negli ultimi tempi, e abbiamo potuto avere il supporto non solo dei nostri partners con iniziative varie che vanno dal teatro al burraco, all'esposizione di manufatti di artisti salernitani voluti dal CNA. Ed ora i suggerimenti sugli altri appuntamenti nella nostra consueta rubrica. Sarà un bacetto, ma non farsi illusioni. Doppio appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di animazione della Walt Disney Onward, Oltre la magia, alle ore 18, alle 20.30 e alle 22.30 la pellicola The New Mutants. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, ora le previsioni del tempo e poi spazio al TG Sport. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Subito in primo piano i calendari della serie cadetta che vedono l'esordio con la Regina per la Salernitana allo Stadio Arechi e chiusura con il Pescara. Si parte il 26 settembre e si finisce il 7 maggio 2021. Si comincia con un gemellaggio, si finisce all'Adriatico nel mare dei delfini. La prima alla Rechi con la Regina, l'ultima a Pescara, diramato ieri il calendario della serie cadetta che prenderà il via tra due settimane. All'ombra della Torre di Pisa, dove è avvenuto il sorteggio, non c'erano rappresentanti del club Granata, non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale dai tesserati, com'è invece prassi in questi casi. Niente di tutto questo. La Salernitana in silenzio dalla conferenza di Ventura post-Salernitana a Spezia del 31 luglio scorso, che costò la qualificazione ai playoff. Il campionato cadetto, come detto, sarà lungo ed estenuante come sempre, ma stavolta gioco forza anche con date obbligatoriamente compresse che prevedono ben 8 turni infrasettimanali. Si parte il 26 settembre, la Salernitana esordirà in casa con la neopromossa Regina di Mimmo Toscano. La settimana successiva si vola a Verona contro il Chievo al Bentegodi, dopodiché la prima delle tre soste previste per le nazionali si tornerà in campo con il Pisa alla Rechi, a seguire il primo degli 8 turni infrasettimanali complessivi in quel di Vicenza il 20 ottobre.
15, 22 e 30 dicembre, 9 febbraio, 2, 16 marzo e 20 aprile tutti gli altri infrasettimanali, prima del doppio turno casalingo con Ascoli e Reggiana. A novembre si rifiata, solo tre partite, Spal fuori, Cremonese in casa e Cosenza al San Vito Marulla, prima di un ciclo di ben 8 gare in un solo mese. E che gare! Si parte il 5 dicembre a Salerno con il Cittadella, 7 giorni dopo il viaggio a Brescia inaugurerà una serie di partite ogni 4 giorni. Il 15 dicembre la Salernitana riceverà il Lecce, il 19 andrà a Frosinone, il 22 ospiterà l'Entella e chiuderà l'anno solare con due trasferte di fila contro Venezia il 27 dicembre e Monza il 30. A stento il tempo di aspettare la mezzanotte, che il 3 gennaio alla Rechi ci sarà il Pordenone. La sosta il 10 gennaio spezzerà il ritmo, per fortuna, prima delle ultime due, Empoli fuori e Pescara in casa, del girone di andata. Al ritorno match a Pasquetta, Salernitana-Frosinone, ed il 1 maggio Salernitana-Empoli. Chiusura il 7 maggio a Pescara, come due anni or sono, quando l'Ippocampo perse in Abruzzo e fu condannato ai play-out. Gli scongiuri sono d'obbligo. A breve la Lega B comunicherà il campo dell'Open Day del 25 settembre e le date di anticipo e posticipi dei primi turni di campionato. Inizialmente le gare resteranno a porte chiuse, niente tifosi, niente rinnovo fisico del gemellaggio con la Regina dunque. Intanto il gruppo di Castori ieri pomeriggio si è ritrovato al Merirosi dopo due giorni e mezzo di riposo, reduce dal ritiro di Sarnano. Nessun nuovo arrivo, solo i rientranti dalle nazionali Veseli e Caro. Non c'era Gigek, che è un giocatore della Lazio e che domani svolgerà le visite mediche a Roma. Assente Migliorini in permesso differenziato per Iallo e Iannone. Oggi doppia seduta di lavoro. E intanto è anche il momento di parlare di mercato, dove tiene sempre banco la telenovela Tutino, Claudio Lotito però, che oggi avrebbe dovuto decidere alle prese con il protocollo anti-Covid. Oggi le prime ufficialità granata, tutte le operazioni di mercato della Salernitana nel prossimo servizio. Oggi Claudio Lotito avrebbe dovuto decidere il destino di Gennaro Tutino, il copatron granata però potrebbe essere costretto a seguire il rigido protocollo anti-Covid dopo aver partecipato all'assemblea di Lega di massima serie a Milano insieme ad Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al coronavirus. La telenovela Tutino dunque potrebbe prolungarsi ancora. L'attaccante comunque quasi certamente sarà granata. L'Amigliallo invece sembra destinato a Rijeka nella massima serie croata. Fabio Maistro viaggia in direzione Pescara, Marco Migliorini è sul mercato, mentre Capitan di Tacchio sarà ancora a granata per altri tre anni. Subito dopo partirà l'assalto al portiere sloveno Vid Belec, classe 1990. Ultimo, ma non meno importante, il ritorno di Kin dalla Lazio. A fare Tutino fatto o quasi. Il Napoli offre l'attaccante con l'insolita formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto della Salernitana a 5 milioni di euro. Insieme a Tutino arriverà in granata anche il centrocampista Luca Palmiero, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in massima serie, sempre dal Napoli. Si sblocca pure l'operazione Kupitz del Bari, che da tempo ha le valigie pronte, destinazione Salerno. In stand-by invece il centrocampista Andrea Schiavone, sempre di proprietà dei Galletti. Sia Kupitz sia Schiavone però stamani non si sono allenati con il Bari. Più di un indizio. Gennaro Tutino sembra essersi invece convinto ad accettare la corte della Salernitana con buona pace di Lecce e Pescara. L'attaccante e il suo entourage hanno fugato ogni dubbio, complice anche la benedizione forte del Napoli che ha spinto il giocatore alla corte di Castori. Per la fumata bianca però sarà necessario il pollice alto di Lotito, come detto. Del resto ci sono in ballo comunque 5 milioni di euro per il riscatto obbligatorio nel 2022 dell'attaccante partenopeo. Non escluso a questo punto che la Salernitana possa anche pensare di fare una controproposta a Napoli per rilevare direttamente e subito il cartellino del giocatore. Staremo a vedere. L'affare è praticamente in dirittura d'arrivo. Copia e incolla per le operazioni dei difensori Gionber e Ranieri, che oggi saranno ufficializzate dal club granata. Mamadou Coulibaly dell'Udinese domenica prossima sarà a Salerno. Il centrocampista, che è già stato alla corte di Castori lo scorso anno a Trapani, passerà in prestito alla Salernitana con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia. Il tecnico dei friulani Luca Gotti darà il suo placet soltanto alla fine di questo weekend. Domenica il senegalese sarà a Salerno agli ordini del trainer granata. Per un centrocampista che arriva, uno che se ne va, Fabio Maistro, passa in prestito al Pescara via Lazio. L'ex Rieti potrebbe essere stato usato come pedina o contentino per gli abruzzesi, che hanno perso in un sol colpo sia Tutino sia Palmieri.
Capitolo cessioni. Il Rijeka, che milita nel campionato di massima serie croato, ha fatto un'offerta ufficiale nei giorni scorsi per Lamin Jallo. La formula è articolata: prestito gratuito per la prossima stagione con opzioni per un rinnovo dell'accordo e 100.000 euro che andrebbero alla Salernitana. Non solo, al termine del secondo anno di prestito il club croato avrebbe la possibilità di effettuare l'acquisto del gambiano, riconoscendo però all'Ippocampo 500.000 euro per il suo cartellino. La Salernitana incasserebbe il 10% su un'eventuale futura cessione del giocatore da parte del Rijeka. Il club granata per il momento riflette, probabile che faccia una controproposta a cifre più alte. Se ne riparlerà, ma la pista sembra assolutamente percorribile. E chiudiamo con una notizia che riguarda l'handball. Prenderà il via sabato il campionato Serie A Beretta. In astri di prepartenza si presenterà una Iomi Salerno estremamente motivata e desiderosa di ben figurare. Le salernitane esordiranno tra le mura amiche della palestra Palumbo per l'occasione a porte chiuse, in osservanza delle disposizioni federali, affrontando l'ambiziosa matricola Cassa Rurale Pontinia. Fischio d'inizio alle 18.30, la partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.